Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo il Duo Vincente, ovviamente siamo Riccardo Ultra e Gamerino 2.0. Bene a tutti ragazzi. Ragazzi, oggi saremo in questo vlog del venerdì. Ragazzi, scusate, non mi ricordavo il giorno. Del venerdì. E ragazzi, ogni venerdì i nostri amici ci faranno una fan art così a caso. Così. E oggi la fan art la vince Luca Sonic, che trovate il suo canale in descrizione. Perfetto ragazzi, guardate qua, GTA fantastica questa fan art. E oggi parleremo un po' del nostro canale. Ok ragazzi, il nostro canale è un canale che apprende moltissimi giochi, come Inazuma Eleven, soprattutto FIFA 16, che è la serie che porteremo più avanti tutte. Naturalmente, perché faremo Ultimate Team, tante cose, partite online con gli amici. Ovviamente. E tante cose. Poi anche Minecraft. Ah ragazzi, novità, Minecraft, vi spiego le tre novità. Allora, Minecraft non faremo le solite costruzioni, ma bensì tre bellissime serie. Ok ragazzi, noi faremo alcune volte, andremo nella mitologia greca, nel mondo dei cartoni. Mitologia craft, carton craft, battle craft, boss craft e vabbè, poi Minecraft. Non faremo una serie. Allora, battle craft è dove noi rimaniamo svegli la notte e combattiamo tutti i mostri. Boss craft, già combatteremo Herobrine, Lenderdraft, i boss vari. E invece per finire Evilcraft, che ne facciamo diciamo un po' i cretini, andiamo in giro a mettere TNT a esplodere tutto. Perfetto ragazzi, ora vedete una bella musica al cellulare di Gamerigno. Ok ragazzi, e che altro dire? Inazuma Eleven, vuoi spiegare tu? Allora, ragazzi, Inazuma Eleven la porteremo sì e no avanti, perché alcune volte ci impiegheremo più tempo su FIFA 16, naturalmente, perché sappiamo che vi piace di più FIFA 16, quindi porteremo più avanti FIFA 16, però non ci arrenderemo su Inazuma Eleven, ci proveremo. Noi la vogliamo portare avanti, speriamo che vi piace. Sì, se a me vi piace, perché comunque è un gioco che non è ancora uscito in Italia, clamorosamente, che è uscito in Giappone già da 3 anni quasi. Beh ragazzi, poi ragazzi naturalmente faremo video separati pure. Video separati anche sul Nintendo, perché non possiamo stare in cooperativa. Wipeout faremo una. Io farò una piccola serie, ma giusto per fare una decina di episodi. E poi ovviamente quando ci sarà possibilità io andrò a casa sua. Ok ragazzi, anch'io farò dei video da soli sul Nintendo e vi dico già qualche serie porterò avanti. Allora, e poi anche quella di Gamerigno. Io porterò avanti, credo, alla casa mia, porterò avanti un po' di Battlecraft, poi porterò avanti anche i giochi del Nintendo, soprattutto New Super Mario Bros. 3, che è una serie che io già ho finito e che voglio proporvi. E poi vabbè, anche Pokémon Rubino Omega proverò a portarvela e tante altre giochi belli. Ah ragazzi, io volevo chiedere una cosa. Sì, devo essere gentili da scriverci come si cancella un profilo nuovo da Pokémon Rubino Omega, perché io lo vorrei iniziare tutto da capo. No, perché non lo so fare. No, Pokémon XY non sapevo fare. Ma pure Pokémon. Ah, tutte e due, ok ragazzi, per favore. Le persone che ci seguono, che sono, lo so, in poche perché abbiamo cominciato ora. Però se queste poche persone ci aiutano un po', noi ovviamente ricambiamo e porteremo più serie. Bene ragazzi, ora ovviamente tra poco faremo una nuova challenge, anzi tra pochissimo, vi lascio questa bella fan art. Ragazzi! Ci siamo dimenticati, domani sarà il video game show naturalmente. E ovviamente non staremo nello stand del youtuber. Vabbè, ma quello è ovvio perché non siamo tanto famosi. Però saremo in giro. Non siamo molto famosi, ma per ora chi può dirlo? Se le serie vi piaceranno. Nessuno ci chiederà l'autografo. E vabbè, non sanno neanche chi sono. Sì, chiamo. Chi siamo? Come Sedex. Ok ragazzi, allora ogni vlog faremo un vlog alla settimana di venerdì. Di venerdì? Allora, il venerdì vi aspettiamo alle 5:30. Sì, 5:30. Ora sono le 6. Non lo so dove sono. Però più o meno. Aspetta. Non ci vedo ragazzi, vabbè, più o meno. Sono 6:18.